Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video, secondo me è un video che molti aspettavano da tempo, è un video per salvare il completo invisibile. Allora, per fare questo dobbiamo avere il primo personaggio uomo e il secondo personaggio donna, o comunque lo dobbiamo creare donna. Andiamo in un negozio d'abbigliamento, mettiamo il respawn ultima posizione, anche se è irrilevante, però facciamo così che è meglio, almeno se avremo qualche modifica da fare saremo già vicino al negozio di abbigliamento. Andiamo a creare il nostro personaggio donna. Come state vedendo, io lo sto creando adesso in questo momento, metto alla cazzo di cane giusto per fare il glitch. Insomma, una volta creato, cosa dobbiamo fare? Saltiamo il tutorial, perché giustamente ci lascerà saltare il tutorial, e avvieremo l'online. Una volta avviato l'online, ragazzi, dobbiamo fare dei semplici passaggi per realizzare questo glitch. Insomma, allora andiamo a vedere. Adesso siamo nell'online, andiamo in un negozio di abbigliamento, siamo nell'online col secondo personaggio ovviamente, andiamo in un negozio di abbigliamento e andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Andiamo a scegliere questo tipo di giacca con questa camicia, ragazzi. Poi andiamo a mettere un fuso, il primo fuso va benissimo, e poi andiamo a scarpe, andiamo a mettere le scarpe bianche e nere, diciamo c'è un tipo di scarpa che è bianca e nera, e andiamo a mettere questo tipo di scarpa, questa qui che avete visto nel video. Vi dovete assicurare di non avere nulla, di non avere orecchini, di non avere catenino, di non avere bracciali, insomma tutta sta robetta così. Una volta che vi siete assicurati di non avere nulla, salvate il completo e gli mettete il nome che volete salvare. Badate che se salvate altri completi in seguito al primo, vedete io ne sto salvando solo uno, ma se ne salvate altri creerete altri completi moddati con il primo personaggio, però se avete dei completi salvati in quel caso li perderete. Mi raccomando, fate molta attenzione. Quindi se col primo personaggio avete uno slot vuoto che volete salvarci solo invisibile, ci salvate solo invisibile. Comunque dovrete rifare i completi, ragazzi, quindi vedete voi. Insomma, l'unico rischio è che se avete qualche completo particolare lo perderete, però diventerete invisibili. Fatto questo, cosa dovete fare? Ritornate a modalità cambia personaggio, andate ad eliminare il personaggio che avete appena creato, sempre lasciando respawn ultima posizione prima di andare in cambia personaggio. Fate l'eliminazione, premete tante volte X e vi troverete nella modalità di scegliere lo stile di vita e cazzi vari. Da lì premete cerchio cerchio, vi troverete nella storia, andate a ricaricare l'online, andate direttamente in una sessione pubblica, perché mi sembra che altrimenti non funzionerà, e andate a cercare il vostro completo, ragazzi, ed eccolo qui. Allora, manca ancora un passo a questo completo, manca ancora un passo. Ok, si vedono le scarpe, quelle rimarranno, ragazzi, quelle rimarranno, ve lo dico. Però dobbiamo levare il petto, queste righette che vedete. È abbastanza semplice, basterà andare in un negozio di abbigliamento, prendere il giubbotto da lavoro, uno da lavoro qualunque, metterlo e toglierlo, ragazzi, e avrete il vostro completo invisibile, o quasi, però comunque sia si vedranno solamente i piedi. Dopo fatto questo lo salvate e il vostro completo invisibile, senza aver bisogno di moddare l'account o di un modder, è pronto. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video.